presentata questa mattina la 57esima edizione del Festival Internazionale di Musica d'Organo di San Vitale, che si svolgerà dal 13 al 27 agosto, promosso dall'Associazione Polifonica Amici dell'Organo di San Vitale in compartecipazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna. Quest'anno si aggiunge una novità, Valsegno Classica, con appuntamenti concertistici previsti nell'abbazia di Casola Valsegno, anticipatori dei temi del festival. Il Festival d'Organo è una manifestazione culturale che caratterizza in modo peculiare la nostra città e non da oggi. Siamo alla 57esima edizione, quindi una storia molto lunga ed anche prestigiosa. Ed è la storia di un'alleanza tra la musica e i luoghi d'arte, in particolare per la città di Ravenna, la straordinaria Basilica di San Vitale. La musica ascoltata in uno scenario straordinario come San Vitale acquista nuovi valori, così come San Vitale, vissuto in una situazione importante di musica, può essere apprezzato e vissuto in modo diverso. Questa alleanza tra musica e patrimonio nella nostra città è una costante di molte attività. Cito per tutti il Festival che è attualmente Ravenna Festival, il grande festival internazionale della città che è attualmente in corso. Quest'anno a questa proposta si aggiunge Casola Valsegno con la sua abbazia ed è una novità importante. Certo, volentieri. La novità di quest'anno è soprattutto che ci saranno tre temi. Il primo tema è la spiritualità. Il secondo tema sarà appunto fantasie corali e il terzo tema è un'ora con Bach. Bach è un compositore molto antico che il pubblico ama molto e non c'è molta possibilità in genere di ascoltare le musiche di Bach. E quindi il pubblico ci ha proprio chiesto di dedicare almeno due concerti a questo compositore, Johann Sebastian Bach, che potremmo ascoltare il 19 agosto all'Abbazia di Valsegno e invece il 20 agosto alla Basilica di San Vitale come sempre. Quindi direi che la novità principale è che i concerti hanno dei temi, c'è un po' un filo rosso di argomenti, cosa che prima non c'era, e poi il fatto che i luoghi d'arte e i luoghi religiosi importanti in cui si svolge il festival adesso sono due, non solo la Basilica di San Vitale ma anche l'Abbazia di Casola Valsegno.